L'idea con cui sono stato invitato, che era quella un po' di condividere l'esperienza di Costa Crociere nell'ambito dell'engagement del suo ospite, è stata sicuramente una cosa per noi fondamentale negli ultimi mesi, nella strategia di comunicazione che abbiamo attivato e quindi era secondo me interessante condividere con il pubblico l'importanza e il beneficio che abbiamo avuto nei nostri risultati grazie al fatto che abbiamo incentivato l'ospite nel raccontare quello che è il prodotto di Costa Crociere, la qualità elevata e quindi poi in un modo molto trasparente il fatto di portare a conoscenza del dettaglio di un prodotto complesso come quello della crociera il futuro ospite, quello che ancora non ha avuto l'esperienza di viaggio o di vacanza con noi. Quali le prospettive di crescita in Italia nel 2013? L'Italia per noi rimane, è uno dei mercati pilastro del gruppo, visto che una buona parte delle nostre vendite, dei nostri ospiti sono di nazionalità italiana. È un mercato che in questo momento sta soffrendo per una crisi economica più marcata, secondo me, rispetto a quello che si può trovare ancora rispetto ad altri paesi confinanti come Germania o come Francia. Nonostante questo, le prospettive sono comunque ancora positive perché la qualità del prodotto e il modo con cui noi riusciamo a offrire le nostre opportunità di vacanza sono ancora estremamente competitive, e quindi abbiamo ancora di fronte a noi un periodo di crescita. A proposito di crescita, le chiederei se sono in programma ampliamenti dell'organico per quest'anno. Noi abbiamo sempre, avendo comunque, non forse per quest'anno, ma per gli anni a venire, una nuova nave che verrà inaugurata nel 2014, per cui questo naturalmente porterà ad un ampliamento di quello che è l'organico, soprattutto per la parte di bordo. Costa Crociere poi collabora con tutta una serie di istituzioni anche internazionali per la formazione, poi portata alla finalizzazione di esperienze di lavoro a bordo, per cui assolutamente sì. E può dirci qualcosa su questa nuova nave? Sarà la nave più grande battente bandiera italiana, nave da crociera, in costruzione in questo momento nei fincantieri a Monfalcone e si chiamerà Costa Diadema e sarà nuovamente un gioiello di innovazione per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di vacanza possibile.